Io mi chiamo Pia Covre e sono del Comitato per i diritti civili delle prostitute. Mi vado a pensare, certo, negli anni 60 noi avevamo tutti, almeno io che facevo parte di alcuni gruppi, il nostro slogan preferito era facciamo l'amore e non la guerra, era una cosa veramente di felicità, eravamo aperti a fare quello che oggi si definirebbe delle porcate in campagna fra tutti quanti, anche collettivamente, ed eravamo strettamente contro la guerra. Oggi abbiamo l'impressione, penso poi qui alla Sicilia, dove c'è oggi un movimento che vuol difendere questa terra da un'aggressione, da un'ulteriore aggressione da parte di potenti stranieri, diciamo, oppure degli americani, lo sappiamo tutti, vogliono ridurre questa terra a una piattaforma per la difesa, quella che loro considerano la difesa del Mediterraneo, installando qui nuove piattaforme di mezzi da guerra che da costi proibitivi e soprattutto che avranno dei costi, delle ricadute sociali indubbiamente negative e che ci educano e continuano ad educarci e a farci essere partecipi a scelte di guerra che io ritengo che siano devastanti per noi, per l'umanità, per la società, per tante diverse società nel mondo. Quindi mi ricordo le grandi campagne e battaglie fatte anche dai radicali sul disarmo, sul riempiamo i granai e svuotiamo gli arsenali. Mi ricordo che questo lo dissero tanti. Cioè, forse abbiamo perso il senso delle nostre strade in questi anni, perché da Pertini in poi, dalle battaglie di Marco con il presidente Pertini che la sosteneva, dal pacifismo militante, da tante cose che noi abbiamo, per cui abbiamo combattuto, ho l'impressione che ci stiano cancellando la memoria. Fate attenzione, ormai forse ci stanno riducendo come degli hard disk dove non siamo più funzionali al potere, a questo potere, a questi poteri globali, e quindi stanno cercando di cancellarci la memoria. Per questo non dobbiamo consentirlo, le nostre memorie sono importanti e dobbiamo assolutamente ricordare quello che sono state le grandi battaglie, perché guardate che dopo gli anni 50, gli anni 60, ci sono state veramente nel mondo delle battaglie e speravamo veramente in una società che poteva dare più felicità e più libertà, più autonomia. Oggi invece ci ritroviamo tutti a dover lottare con le unghie e coi denti per mantenere piccole parti di autonomia e di libertà e di felicità conquistate e soprattutto per accedere a quello che era stato per anni una cosa naturale, che era nella nostra Costituzione il diritto al lavoro, ad esempio. E non capisco dove abbiamo smarrito la strada, perché la mia impressione, sono ormai una donna vecchia, se vogliamo, rispetto a tanti giorni, la mia impressione è che noi da qualche parte ci siamo persi e abbiamo preso un bivio sbagliato.